Il TG8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. 9 ottobre 1940 nasce John Winston Lennon. Poi proprio lui avrebbe preferito essere chiamato John Ono Lennon. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, di frequentarlo per vari anni e c'è anche una sorpresa che vi voglio fare vedere. Naturalmente mi piace ricordare anche il pacifista John e Ono Lennon assieme alla dorata Yoko Ono, perché non bisogna mai dimenticarsi di quello che ha fatto John per la pace. Ma la cosa bella che così mia mamma ha ritrovato dopo tanti anni, pensavo me l'avessero rubato in un furto che avevo subito anni fa, un disco che è una vera chicca, una vera rarità. Come si vede c'è la foto dei quattro Beatles con Yoko Ono e stranamente tutti sorridenti, sorride perfino Yoko. Questo è un disco che io ho acquistato assieme a un'altra copia a Melbourne nel 1979 e che ha riservato la sorpresa di all'interno ci sono due LP che addirittura, come vi faremo vedere in seguito, è doppio, quindi sono praticamente quattro LP, un bootleg che poi a sua porta fa parte, magari è stato rubato da un altro bootleg. È una foto che non è molto conosciuta, è una foto magnifica, e questa edizione appunto con 4 LP, di cui incredibilmente non ci sono 4 LP, ce ne sono due, che poi vengono incisi in tutte e due le parti, una cosa abbastanza rara nel mondo degli long play. Nel 1979 io ho acquistato queste due copie e poi ho avuto anche il grande piacere di regalarne una a John Lennon proprio durante la mia visita nel dicembre o fine novembre 1979. Gli regalai la copia perché ovviamente, anche se lui non voleva parlare dei Beatles, però vedere una foto dove lui e Yoko Ono erano assieme agli altri tre gli ha fatto molto piacere, e questo sicuramente lo porta in vantaggio. Ecco, a questo punto qui vi voglio anche far sentire quello che è successo a Radio Wave International, che ci ha ospitato proprio per l'occasione. Mi piace ricordare che Radio Wave International è la radio ufficiale di Italia Wave Love Festival. È il momento di tornare a quello che è il filo rosso musicale di questa puntata, che appunto affronteremo in questi 20 minuti di tempo scarsi che rimangono fino all'appuntamento con Genetico Popolare Network. Ospite nei nostri studi oggi, proprio a ragion veduta, che più di così non si può, è il nostro super Otto, mitico Otto Fioroni. Ciao, benvenuto Otto. Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Se il microfono è spento Otto non riusciamo a sentirti. Ecco, ora ci sentiamo molto bene, quindi buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Wave International. Quest'anno veramente, in questo momento, è veramente international, in quanto vi possiamo assicurare che ci stanno ascoltando via web in diverse nazioni. E da stamane alle 2 che sono in collegamento sia con le video chat sia con il telefono, addirittura abbiamo già trasmesso in America, New York e Los Angeles, a Città del Messico, e ci apprestiamo a trasmettere attraverso una registrazione che abbiamo già mandato sulla radio The Beatles ufficiale di Liverpool in Inghilterra, e non sappiamo quante altre radio poi useranno le cose, anche perché abbiamo fatto una cosa un po' particolare, che fra l'altro vi dico, stiamo anche registrando con la telecamera, proprio perché è importante farvi vedere infatti vorrei quello che c'è, perché io ho voluto celebrare quello che per me è uno dei più grandi artisti nel campo musicale di sempre. Ho avuto la fortuna di essergli amico e proprio 3 giorni fa la mia mamma, frugando in cantina, ha trovato un disco che ora vi racconterò e che ha fatto il giro del mondo. Difatti, non ti ricordavi neanche di avercelo? No, io pensavo l'avessero rubato quando subì l'ignominabile e ignominioso furto di tutto l'ufficio per motivi, credo, molto abietti. Insomma, oggi lo studio di Radio Wave sembra davvero uno studio ipertecnologico, con telecamere montate in vari posti, vari cartelli affissi, le immagini di John e io con la scritta War is over, non poteva che campeggiare qui da noi, dove c'è una bella bandiera della pace autografata da Gino Strada. Il nostro Otto Fioroni ce lo ricorda, John si è fatto bandiera, no? Della pace contro la guerra. Direi che forse è più grande dopo Gandhi, perché
bisogna rispettare anche certe gerarchie. Credo che sia il più grande pacifista del mondo, Yoko Ono, che come sapete non è che sia molto disponibile, anzi è molto non dispettita, ve lo posso assicurare io, che sono entrato anche in casa proprio dove purtroppo è stato poi ucciso John Lennon, ma quando non c'era lei, perché lei era un po', insomma, era ritirata, ma nello stesso tempo faceva ritirare John Lennon. Ho avuto il piacere di conoscerlo e soprattutto di frequentarlo più a New York, al Central Park, quando lui aveva abbandonato ogni tipo di musica e seguiva solamente Sean, il suo figlio, che fra l'altro compie l'anni, e quindi happy birthday a tutti e due, insomma, buon compleanno sia a John che a Sean. La rete non ha certo lesinato omaggio a John Lennon nei suoi 70 anni dalla nascita, e ci sono stati tanti omaggio, YouTube, Yahoo, ma diciamo in modo particolare Google ha fatto veramente un doodles molto interessante, un piccolo filmato che ha messo nella pagina principale, che quindi è stata vista veramente da centinaia e centinaia di milioni di visitatori della rete. Bellissimo veramente questo omaggio di Google a John Lennon, che vi ricordo che il suo messaggio di pace è attuale proprio anche in questi giorni, dove ci vede profondamente colpiti anche come paese Italia da queste guerre completamente inutili, e vi lascio con il suo messaggio che è sempre valido: la guerra è finita se tu lo vuoi. Felice Natale da John.